puntata di Storie Metropolitane ci troviamo a Gassino, comune della collina torinese che sorge sulla riva destra del fiume Po. La chiesa dello Spirito Santo rappresenta un importante esempio del barocco piemontese. Proprio per questo, la Proloco locale, la Confraternita dello Spirito Santo e le associazioni Amici del Calcare di Gassino e allievi licei artistici hanno istituito la prima edizione del premio Chiesa dello Spirito Santo. Al fine di promuovere la creatività di studenti e studentesse dei licei artistici attraverso la valorizzazione delle eccellenze storiche, artistiche e architettoniche del territorio. I ragazzi sono oggi in visita, dovranno fare delle opere attinenti alla chiesa, libere, sono tre categorie, scenografia, architettura e disegno. Ci sarà un'esposizione pubblica delle opere che verranno consegnate al 30 marzo, lì faremo un'esposizione di circa un mesetto, per poi la giuria valuterà i primi tre classificati per ogni categoria, per ogni categoria pittorica, scenografica o architettonica. E ci sarà la premiazione dalla madrina Nicoletta Bolaffi, che farà una premiazione pubblica verso maggio, quando è la fine dell'anno scolastico. I primi ad arrivare a Gassino per vedere dal vivo il monumento sono state tre classi del liceo artistico Cottini di Torino. Noi siamo qui con due classi di architettura e una classe di scenografia e facciamo praticamente entrare i ragazzi all'interno del territorio e del patrimonio storico-artistico del Piemonte, facendo un'operazione di rilievo architettonico e di riallestimento, possibilmente illuminotecnico e scenografico, per valorizzare appunto la chiesa. Questa iniziativa è un'occasione per approfondire aspetti geologici del territorio e portare l'attenzione sul calcare di Gassino, conosciuto anche come pietra di Gassino e marmo di Gassino, un materiale diffusamente utilizzato nel periodo del barocco piemontese. La chiesa dello Spirito Santo di Gassino, di cui c'è questo premio organizzato qui nel paese, ha un significato molto importante legato al calcare di Gassino o marmo di Gassino o pietra di Gassino, che stiamo cercando di riportare all'onore di una importanza territoriale decisamente interessante per il territorio e per la conoscenza di questo territorio. È il materiale con cui sono stati costruiti i migliori palazzi e opere del barocco piemontese. Ricordiamo solo Superga, la Basilica di Superga, che è molto simile alla cupola dello Spirito Santo, perché sono entrambe opere juvariane. E poi il cortile dell'Università, Palazzo Carignano, eccetera. Per cui stiamo facendo un grosso lavoro sia di conoscenza di questo materiale. Abbiamo recuperato i siti delle 11 cave che qui a Gassino si estraeva il calcare di Gassino e abbiamo una serie di progetti per rivalutarlo sia dal punto di vista delle conoscenze, ma anche quello di un futuro museo a cielo aperto e di un cammino sul calcare di Gassino che stiamo ipotizzando.